A Pesaro cade un pezzo di un'impalcatura che colpisce un trentenne a passeggio in viale Trieste, trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Le Marche restano in zona bianca nonostante l'aumento dei contagi, preoccupa la diffusione della variante Delta. Il Comune di Fano stanzia 1.800.000 euro per la tassa sui rifiuti, al via le domande per chiedere l'esenzione. Risparmio idrico, a Pesaro entra in vigore l'ordinanza che limita l'uso di acqua potabile dal pubblico acquedotto. Sabato l'azienda Midor festeggia a Fermignano i 40 anni di attività con Valerio Liboni dei Nuovi Angeli e la Midor Band. Allenamenti, formazioni e record nazionali a Fano, 130 paracadutisti da tutto il mondo per l'adrenalina ad alta quota. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo questa sera il nostro telegiornale con le immagini che ci sono arrivate poco fa da Pesaro, esattamente dall'incrocio tra via Grazioli e via Belgioioso, dove c'è stato uno scontro tra un'auto condotta da un 81enne e una moto guidata da un uomo di 61 anni. Il sinistro si è verificato a causa di una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stato il Centauro trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge e per dirigere il traffico. Una parte di via Grazioli infatti è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. E un altro incidente si è verificato sempre a Pesaro questa mattina. Un pesarese di 30 anni che passeggiava in viale Trieste è stato colpito da un pezzo di un'impalcatura installata in un cantiere dove una ditta sta costruendo una palazzina. Il pezzo si è staccato all'altezza del quarto piano, prima caduto a terra, poi rimbalzando ha colpito il giovane sul volto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, gli ispettori dell'ASUR e i sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza. Il trentenne è stato trasportato al Torrette di Ancona, dove è stato dimesso nel pomeriggio con una prognosi di 15 giorni. Adesso la sanità, perché continuano a preoccupare i casi di variante Delta. Dai campioni analizzati dall'Osservatorio Epidemiologico delle Marche, diretto da Marco Pompili, è emerso che la variante è diffusa in tutta la regione, ma meno nella provincia di Pesaro Urbino. Con le nuove sequenze, ha spiegato il direttore, sono stati superati 35 casi, ma i dettagli arriveranno soltanto nella giornata di domani con l'ultimo studio effettuato. Intanto, anche oggi non sono stati registrati decessi legati al coronavirus. Tra le nuove diagnosi, i positivi sono 19 e nel pesarese è stato rilevato un solo contagio, mentre resta in testa con 12 positivi la provincia di Ascoli Piceno. Invece i ricoveri negli ospedali scendono a 10-1 rispetto a ieri. Resta invariato sia il numero dei degenti in terapia intensiva che quello dei pazienti in semi-intensiva. E nell'arco di un mese, nel punto vaccinale di Colli al Metauro, che è stato istituito alla Casa della Salute, sono state vaccinate con una prima somministrazione di Pfizer circa 500 persone under 60. I cittadini che hanno ricevuto questa prima dose, fanno parte del distretto sanitario Fano Fossombrone. Il Comune di Fano ha stanziato 1.800.000 euro per la riduzione delle bollette della Tari, la tassa sui rifiuti. Allora vediamo nel prossimo servizio chi può beneficiarne, ma anche come fare per presentare la domanda. Da oggi fino al 3 agosto è possibile presentare le domande per accedere al Fondo Riduzioni Tari 2021. Il Comune infatti ha stanziato 1.800.000 euro per diminuire gli importi della tassa sui rifiuti. L'iniziativa riguarda sia le attività produttive, per le quali lo sconto sarà automatico e verrà applicato direttamente in bolletta, sia per le utenze domestiche, ma in quest'ultimo caso è necessario inviare una richiesta. Per chi ha un ISEE non superiore a 8.265 euro, la riduzione è del 100%, mentre se è compreso tra lo stesso importo e 13.000 euro, l'abbassamento si attesta al 60%. Siamo voluti venire incontro a tutte quelle famiglie, ha spiegato il sindaco Seri, che hanno subito in maniera pressante le conseguenze della pandemia. Abbiamo messo sul piatto 500.000 euro di risorse di finanza locale affinché nessuno rimanga indietro. La decisione, promossa dall'assessorato alle finanze, è stata presa insieme alle sigle sindacali per fronteggiare le nuove emergenze che si sono palesate in questa fase storica molto complicata dal punto di vista economico. E per fare la richiesta ci sono tre modalità.
Uno è accreditandosi sulla piattaforma del Comune di Fano che trovate nel sito del Comune di Fano, dove comunque si fa questa richiesta con allegato l'ISE, accreditandosi con una identità digitale, quindi SPID, carta d'identità digitale oppure una carta nazionale dei servizi. La seconda possibilità è quella di inviare una PEC all'indirizzo Comune Fano @emarche.it oppure mandando semplicemente un'email all'indirizzo email riduzionitari@comune.fano.pu.it. Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in regola con i versamenti della Tari al 31 dicembre 2019. Limitare l'utilizzo di acqua potabile derivata dal pubblico acquedotto in questo periodo di siccità. E questo è l'obiettivo dell'ordinanza emessa dal Comune di Pesaro, come richiesto dall'autorità ambito territoriale ottimale. Il provvedimento proibisce il prelievo e il consumo d'acqua del pubblico acquedotto per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale. Vietati quindi l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini e prati, ma anche il lavaggio di cortili e piazzali, il lavaggio privato di veicoli a motore e il riempimento di piscine, fontane e anche vasche da giardino. Le disposizioni sono valide fino al prossimo 30 settembre. E per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e l'innesco di roghi nella provincia di Pesaro e Urbino, questa mattina si è svolto un incontro presieduto dal prefetto Tommaso Ricciardi. Infatti, si legge in una nota, la presenza di abbondante vegetazione secca ai margini delle strade statali, provinciali e comunali o nei fondi incolti, insieme ai comportamenti scorretti dei cittadini, costituiscono situazioni di elevato rischio e in grado di mettere a repentaglio la pubblica e privata incolumità. Per questo, durante la riunione sono stati sensibilizzati l'ANAS, la provincia e i comuni a mantenere pulite, mediante il taglio e la rimozione della vegetazione, tutte le aree di uso pubblico, in particolare le aree di sosta, le aree picnic e quelle di pertinenza delle strade. E adesso apriamo la pagina degli eventi e torniamo a Fano, dove in questi giorni non c'è soltanto la pallavolo con le finali nazionali Under 19, ma anche il paracadutismo. Circa 130 persone provenienti da tutta Italia e dall'estero rimarranno nella zona dell'aeroporto fino a domenica per provare lanci, mozzafiato, figure di gruppo e tentare qualche record nazionale. Emozioni ad alta quota nei cieli di Fano, dove l'adrenalina in questi giorni la fa da padrona. 130 paracadutisti provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera, Germania, Lituania, America e Russia, hanno raggiunto la scuola di paracadutismo per vivere emozioni indimenticabili. Persone di tutte le età che si allenano per i prossimi campionati o per tentare qualche record nazionale, come quello delle figure fatte in gruppo, ma a testa in giù. Questo è un evento speciale perché abbiamo noleggiato un aereo che porta 25 paracadutisti, quindi attrae molto il paracadutista italiano medio che salta normalmente dal Pilatus, che è un aereo a 10 posti, come quello che abbiamo noi sul campo. Quindi l'occasione ha portato tanta gente che viene organizzata in gruppi, ognuno in varie specialità, per esempio abbiamo le tute alari, abbiamo le formazioni in gruppi da 16 in poi, abbiamo tanti fan jumper e poi tandem a volontà per chi vuole provare questa ebbrezza del primo volo su Fano. Soddisfatto anche il presidente di Federalberghi Luciano Cecchini, visto l'indotto creato da eventi come questo. Infatti, insieme ai paracci sono famiglie e amici per un totale di 400 persone che soggiornano negli alberghi della città. Sempre qui nel mese di settembre si terranno i campionati nazionali di paracadutismo. Ci stiamo facendo un buon nome a livello internazionale. Il posto chiaramente merita molto e un minimo, diciamo così, di aiuto lo diamo forse anche noi con il nostro duro lavoro. Noi siamo qui in questa zona qui dal 2001, su Fano dal 98 e nel mondo del paracadutismo da un'epoca immemore ormai. E poi diciamolo, la visione dall'alto qua è spettacolare. Fantastica, il mare Adriatico non è mai stato così bello dall'alto. E allora sentiamo la testimonianza di alcuni dei paracadutisti. Pensate che tra loro c'è anche chi ha fatto all'incirca 40.000 lanci. Poco prima di saltare si fa un saluto tipo così, così, poi non lo so, how was the... esatto, e si parte.
C'è chi ripassa le formazioni, chi si aggiusta l'imbragatura e chi è pronto a salire sullo Skyvan, un imponente bimotore turboelica arrivato a Fano direttamente dalla Repubblica Ceca. Pilotato da due giovani tedeschi di 20 e 26 anni, l'aereo fa sentire subito la sua potenza. Verso la pista carica e para dal retro, poi ancora qualche centinaio di metri e decolla, pronto a far vivere emozioni indimenticabili. Arrivato a 4200 metri di altezza viene spalancato il portellone, mano a mano escono i paracadutisti che si lanciano nel vuoto. Mentre attendiamo la loro discesa dal campo della scuola fanese di paracadutismo, rimaniamo con il naso all'insù, consapevoli di vedere sbucare da un momento all'altro le vele con i colori delle bandiere nazionali. In questo caso, in quanti eravate sull'aereo e com'è andata? In 24 sull'aereo e siamo scesi tutti. Di dov'è lei? Stoccolma, Svezia. Quanti lanci ha all'attivo? 1500. Una passione che ormai dura da tanto tempo. 34 anni. E che cosa le dà? Adrenalina, ogni volta, ed ho sempre paura, ogni salto. Discesa perfetta, di dov'è lei? Sono di Monaco, di Baviera, e il lancio era benissimo. Avete provato le formazioni? L'abbiamo fatto una formazione in 13. Quanti secondi è durata? La durata era 70 secondi. Siamo qua per allenarci, per una gara internazionale, quindi ci vogliono tante prove, sì. Pete, quanti lanci ha all'attivo? Sono 37 e 38 mila. Quanti anni aveva quando ha fatto il primo lancio? 15. Sì. E poi da lì non ha più smesso? No. Per me sono innamorato con questo sport, è come andare al cerco. Americani giovanissimi, perché ha fanno? Perché io col militare ho cominciato, però poi dopo ho proseguito a livello civile, insomma, perché è una energia fortissima d'emozioni, capito? E anche istruttore di tunnel dove? A Milano, il tunnel del vento era il più grande del mondo fino a qualche anno fa, e l'abbiamo aperto 4 anni fa, è veramente veramente bello, così tutte le persone possono provare a volare e avere una sensazione di quello che è la caduta libera, ed è anche un posto dove vengono paracadutisti con esperienza per migliorare le tecniche di volo. Che cosa vi insegna il paracadutismo? Il paracadutismo ti insegna a controllare le emozioni, a controllare le paure. Devi capire questo, che se hai la preparazione tecnica, la preparazione mentale, puoi affrontare qualsiasi rischio, qualsiasi difficoltà che la vita ti può presentare e risolverla con quelle che sono le tue abilità che hai. Ha mai dovuto affrontare dei rischi? Ma io ho fatto per anni l'ufficiale della Guardia di Finanza, sono un generale in pensione, tanti rischi, ho fatto anticontrabbando, antidroga, ho fatto inseguimenti in macchina, arresti, sparatorie, per cui sì, ne ho affrontati, e forse per questo adesso faccio paracadutismo, perché ho bisogno di una mia dose quotidiana di adrenalina, settimanale di adrenalina. Però non è rischioso anche su? No, assolutamente, proprio perché affrontiamo il lancio in una maniera professionale, direi, con tanta attenzione, con tanta attenzione soprattutto per gli altri che stanno vicino a noi nel salto, un po' come la famiglia, devi affrontare il lancio e la vita con tanta attenzione per tutti quanti. E vi ricordiamo che domani, sabato 10 luglio alle ore 11:15, dalla Basilica di San Paterniano, Fano TV trasmetterà in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre e sulla pagina Facebook la Santa Messa in occasione della ricorrenza del patrono di Fano. Sarà officiata dal Vescovo Armando Trasarti con la partecipazione delle autorità. Il programma delle celebrazioni prevede anche altre messe nel pomeriggio. Alle ore 17, presieduta da Padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Cappuccini delle Marche, alle 18:30 da Monsignor Giovanni Tonucci e alle 21:15 dal Vescovo Trasarti. Cambiamo argomento, proseguono le iniziative legate alla rassegna Impronte Femminili promosse dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano. Allora sentiamo quali sono i prossimi appuntamenti nel servizio di Letizia Marchionni.
sono degli appuntamenti in presenza di questa quarta? Continua la quarta edizione, iniziata lo scorso 8 marzo, della rassegna di arte, cultura e narrativa Impronte femminili per le pari opportunità ed i diritti umani. L'iniziativa coinvolge 13 comuni, di cui Fano è capofila, e viene definita come un esperimento riuscito di dialogo tra linguaggi e territori, oltre che di collaborazione tra donne. In programma l'appuntamento dal titolo IF Piccolo Drago, la mostra a cura di Paola Gennari con le illustrazioni di Mara Cerri, che sarà allestita alla Rocca Malatestiana di Fano. A partire dall'11 luglio, giorno in cui si terrà l'inaugurazione alla Rocca, alle ore 19, la mostra resterà visitabile fino al 22 luglio. Sono 4 anni che dedichiamo sempre comunque l'evento finale, l'evento conclusivo, alla mostra delle opere dell'artista, dell'illustratrice, che hanno dato il volto al manifesto e a quella che è la rassegna dell'anno corrente. Quest'anno la protagonista è Mara Cerri con la sua IF Piccolo Drago, e sarà possibile vedere la mostra di Mara Cerri fino al 22, dal pomeriggio, dalle 18 di pomeriggio fino alle 23, sarà possibile comunque visitare la mostra. Questa mostra espone i disegni, le illustrazioni per dei libri illustrati a cui ho lavorato in quest'ultimo anno. In mostra ci saranno le immagini di 3 libri, che sono Il Segreto, edito da Mondadori Ragazzi, che presenteremo domenica qui alla Rocca insieme a Nadia Terranova, che è coautrice con me del libro. Un poema portoghese di Daniel Felipe, autore vissuto durante la dittatura di Salazar, che racconta un'epidemia d'amore rivoluzionaria. E poi abbiamo L'Isola di Calif, un altro libro importante, edito da Orecchio Cerbo, che racconta la storia di un ragazzino afroamericano che è stato incarcerato. E ci sarà infine un videoclip musicale realizzato per il cantautore romagnolo Giacomo Toni. E le parole di questa ballata credo siano rappresentative un po' anche dei contenuti della mostra. La rassegna Impronte femminili si concluderà giovedì 22 luglio alle ore 21:15 alla Rocca Malatestiana, serata in cui si terrà La natura nella poesia del corto d'autrice, con la proiezione dei cortometraggi selezionati alla Biennale di Venezia, Sogna al campo di Mara Cerri e Magda Guidi e Omelia contadina di Alice Rohrwacher e J.R. Per la prenotazione a questi eventi, che sono tutti in presenza, sarà necessario chiamare o al numero 0721 887 337 oppure inviando un'email agli indirizzi info@improntefemminili.it oppure pari opportunità senza l'accento @comune.fano.pu.it. Si chiama La grande neve, dell'ultimo libro di Francesco Baldarelli, che verrà presentato domenica a Cartoceto. L'opera è dedicata al nevone del 2012. Con la grande neve è più difficile muoversi, ma per tutti è come se fosse arrivata una magia. Restano però alcuni interrogativi. Gli olivi resisteranno al gelo? Come mai nel soffitto del ristorante che guarda il paese ci sono disegnate le onde del mare? E perché Weimer e la famiglia hanno lasciato la loro casa nella zona industriale e sono venuti a vivere al Mulinaccio? A queste e a tante altre storie è dedicato l'ultimo libro di Francesco Baldarelli, ex sindaco di Fano e parlamentare europeo, che domenica presenterà La grande neve, dedicato all'evento eccezionale che si verificò nel 2012. L'incontro è in programma per le ore 18:30 in piazzale Marconi a Cartoceto. Dopo aver pubblicato Il tempo sospeso nel 2015, presenterà il suo nuovo libro. Di cosa tratta? Guardi, tratta di una realtà, quella di Cartoceto, che viene presa da questa grande nevicata, e lì vengono fuori i rapporti, le relazioni, le dimensioni del vivere quotidiano, ma anche le cosiddette contraddizioni sociali e culturali che ci sono oggi. La presenza dei vecchi residenti, i nuovi residenti, gli immigrati, la natura che sta in maniera molto forte con gli animali, con gli alberi, con la forestazione. Quindi sono elementi che in qualche modo tendono a descrivere questo nostro territorio e dare voce alle figure che sono lì comprese. Domenica, oltre a lei, ci saranno anche altri ospiti. Chi interverrà all'incontro? Sì, diciamo, è presentata dalla Proloco di Cartoceto, che mi ha fatto questo onore di presentare questo libro. Ci saranno insieme a me le autorità naturalmente locali, credo ci sarà presente il sindaco, l'assessore delegato. Poi ci sarà praticamente Slow Food di Urbino, che ha aderito all'iniziativa, oltre naturalmente a Marco Ferri,
che è un importante scrittore poeta della nostra città, della città di Fano, e per me è un grande piacere avere Marco Ferri che presenta il libro. Poi c'è Carl Hoffman, che è un giornalista che risiede da quasi 30 anni a Cartoceto. E Franco Mancinelli, che praticamente è un critico letterario di Fano, che tutti conoscono, ha fatto anche l'assessore alla cultura a Fano. Dove è possibile trovare il libro? Ah, il libro si trova nelle librerie, ma si può trovare anche nella ricerca informatica attraverso l'ordinazione in rete, quindi si può trovare benissimo. La casa editrice Affinità Elettive di Ancona. Una serata in musica per festeggiare 40 anni di attività. La Midori, in collaborazione con il Comune di Fermignano, ha organizzato un evento nella scalinata Don Minzoni, animato da Valerio Liboni dei Nuovi Angeli e la sua band, il servizio di Filippo Pucci. Donna felicità, non ha... Grande festa in occasione dei primi 40 anni di attività di Midor, storica azienda produttrice di detergenti professionali per la pulizia di superfici e per l'igiene della persona. Sabato 10 luglio, nella scalinata Don Minzoni a Fermignano, sarà organizzata una serata dedicata alla musica. E l'inizio sarà con la Midor Music Band, la nostra band che ricorre agli anni 60-70, a proseguire poi con Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, con le nostre serate, le loro serate, la loro musica del tempo, sempre degli anni 60-70, e la chiusura con il nostro grande artista che ha lanciato Romagna Mia nel Mondo, ospite d'onore Gerdo Gelli, che presenta la grande novità delle Marche, la canzone sulle Marche che verrà lanciata in tutto il mondo, quindi un grande evento. E ci aggiungeremo anche il nuovo progetto Le Marche in Fiori, ragion per cui vi aspettiamo tutti per passare una serata in allegria in occasione dei 39esimi, l'inizio del 40esimo anno della Midor Industria Detergenti. L'evento ad ingresso libero vede dunque protagonista la grande musica, tra le novità anche la presentazione di un jingle realizzato dal grande Valerio Liboni. Io vengo da gruppi famosi come la Strana Società, i Nuovi Angeli, Malon, The Primitives. Il mio strumento è la batteria, però negli ultimi anni ho preferito scrivere 3 libri e molte canzoni, non solo per me. Per cui vi aspetto tutti quanti, numerosi, per festeggiare la Midor sabato 10 luglio a Fermignano per passare insieme una serata di festa con tanta musica e con tanto divertimento. E Pesaro è candidato ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Il sindaco Matteo Ricci e il suo vice Daniele Vimini hanno annunciato di aver inviato ufficialmente la manifestazione di interesse alla RAI. Rientriamo in tutti i parametri richiesti per la partecipazione, hanno spiegato. Tra questi la presenza di un aeroporto internazionale che non disti più di 1 ora e 30 minuti, un'offerta alberghiera di oltre 2000 stanze in aree contigue all'evento e un'infrastruttura, la Vitrifrigo Arena, che rispetta i criteri necessari. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al convegno sulle norme innovative sull'urbanistica per il rilancio del lavoro e dell'economia organizzato dalla Regione Marche. Buona serata a tutti voi, arrivederci.